Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella serie Top 10. Oggi vediamo la classifica dei camion. Qua ne vediamo già uno parcheggiato. Eh sì, anche lui è in questa categoria. Detto questo, come al solito vi ricordo, ci sono i link in descrizione. Non sono in ordine di gradimento, no, sono solo in ordine di uscita più o meno o di aggiornamento. È una categoria un po' particolare. Purtroppo sarà un po' comandata, diciamo, e vinta dai MAN, perché ce ne sono tanti per via del marchio e della licenza, però vedrete che qualche chicca ve l'ho scoperta anche questa volta. Detto questo, come al solito, mettetevi comodi, guardate e poi ovviamente fatemi sapere anche voi la vostra. Ed eccoci qua col primo, col mio preferito, è nella sezione camion, è l'Unimog 1002-1004-1006, la versione 1.1, quindi solo PC in questo caso. Forbidden Mods, che ha voluto riconvertire il modello DBM Modding, che è dal 2013 che gira, l'hanno convertito, hanno fatto un lavoro più che egregio, hanno aggiunto un sacco di funzionalità, la mod è veramente veramente bella. È il solito caso che piace o non piace, ok, però la mod, ragazzi, indipendentemente dal vostro gusto personale, è sicuramente fatta bene, ha un sacco di configurazioni, è un tutto fare nelle farm. In Germania appunto viene anche utilizzato anche proprio nel campo, non solo per il trasporto eccetera, può adempiere a compiti anche pesanti, lo vediamo qua in questa foto. E poi, come sappiamo, conta sempre il terreno, magari lo sappiamo la storia, però nella realtà ci sono i video che lo testimoniano, che vanno con aratri, coltivatori, vanno a falciare, vanno a seminare, vanno a fare di tutto e di più, quindi è un mezzo tutto fare, anche nella parte communal, diciamo, quindi spargi sale e lame, sgombero neve, quindi non perdetevelo e anche questo scaricatevelo e provatelo, che è fenomenale. Fliegel Transport Pack, la versione 1.2, sul sito lsfarming-mods.com, quindi ovviamente solo PC. L'autore è lo stesso dell'Off Bergman, per capirci, anche di quel pack famoso di John Deere bestiale che vi ho presentato. Le foto qua non rendono, infatti poi vi lascerò qualche immagine anche del video che ho fatto presentazione, sia della prima versione che della seconda, perché la seconda ha fatto degli aggiornamenti fenomenali. Infatti voi avete un camion, sì, ma lo avete due assi, tre assi, avete un sacco di rimorchi timonati, rallati, due assi, tre assi, e potete configurarlo in varie maniere. C'è pure la parte con lo scarrabile e le configurazioni sono numerose. Infine vi ricordo che c'è anche la versione forestale e la versione spandi letame. MAN TGS 18 pack, l'autore è noto, è Kazstan 18, PC e console. Il camion, diciamo che è onesto, c'era anche in Farming Simulator 17, in realtà mi sembrava un altro pack con anche la versione due assi eccetera, qua abbiamo semplificato un po'. È la cabina, quella diciamo singola, non quella comfort, e lo ritroviamo con cassone, oppure lo potete avere trattore stradale per agganciare appunto semirimorchi. Quindi onesto, tranquillo, però sinceramente da avere. Ancora MAN, MAN TGX Semitrack Pack di MR Force Technique, e un altro nome un po' impronunciabile. Questo parte, diciamo, come tre assi e trattore stradale, un interasse molto ravvicinato fra il primo e il secondo asse, vedete che è veramente compatto, e è importante perché appunto, oltre alle varie configurazioni che potete avere, vi dà la possibilità di averlo sì trattore stradale, ma anche con un modulo, con un cassone e la palfinger, questa palfinger qua che è molto utile, funziona molto bene, quindi potreste avere un semirimorchio, un rimorchio, nel senso appunto che potreste avere il semirimorchio col dolly oppure appunto un rimorchio e caricare voi stessi la linea o avere altri rimorchi al seguito. Quindi anche questo, per la particolarità, essendo anche PC e console, ve lo consiglio. E arriviamo in Italia, arriviamo con la storia al Fiat 682 N4 di Peppe 978, mod per PC e per console.
sicuramente da avere, è una mod base, diciamo, ok, perché il pianale è sempre quello, tranne la versione con sovrasponde. Purtroppo solo due assi, a me sarebbe piaciuto tantissimo avere la versione tre assi, però per via dell'in-game, insomma, dell'esperienza di guida, anche guidare a destra, insomma, e le varie animazioni, sound, eccetera, secondo me è da avere sicuramente, e lo avrete sicuramente visto che lo utilizzo con piacere nella carriera italiana sulla mappa Italia. Joskin Cargo Track Pack nella sezione camion è di White Bull Modding ed è per PC e per console. È molto particolare, è praticamente un telaio con la versione scarrabile per poter montare o il cassone per insilato, o comunque per prodotti sfusi, diciamo, su farmi mi lascia caricare un po' di tutto, o la versione spandi lettame. E ripeto, è molto particolare, quindi non troverà magari sempre posto nelle vostre farm, però per farm molto grandi, medio grandi ma importanti, potrebbe essere un valido aiuto, insomma. Quindi ve lo consiglio anche per la particolarità e per la novità che porta con sé. E fatemi parlare del D754 Track Pack. Purtroppo è Lizard, l'autore però è AAA Modding e la mod è per PC e per console. È una delle prime che ho presentato appunto per Farming Simulator 19 e nell'arco degli anni ha fatto anche diverse aggiunte, soprattutto di moduli, perché infatti voi avete di base di partenza il camion, solo due assi e trattore stradale, diciamo. Però senza la ralla potete montare i vari moduli, che ne ha aggiunti parecchi, e quindi con un camion unico potreste fare un sacco di lavori nelle farm, spandere letame, sprayare il fertilizzante, la calce, di tutto e di più. Questo deriva dall'Horse Pack, l'ha messo qua, diciamo, per far bella figura, e quello si monta su qualsiasi camion. Però ripeto, è comunque da avere. Monta anche il 3 punti anteriore. E per carriere Est Europa, perché ripeto è Lizard, però il marchio sarebbe cecoslovacco se non erro, un po' impronunciabile, quindi non mi fido di pronunciarlo, in caso guardate la presentazione. E anche questo per me è un must have sicuramente. Magirus Dois 232. Beh ragazzi, questa mod purtroppo è solo per PC. L'ho vista poco prima che uscisse su Modab e l'ho presentata, e poi gli autori l'hanno ovviamente portata anche per tutti ufficialmente su Modab. Interessantissima, bellissima, curatissima, secondo me non gli manca nulla, anzi è da, come dire, veramente da avere e soprattutto da dargli una provata. Ha molte configurazioni sul discorso cassoni, poi la mod in sé si... aggiunta dello snorkel o meno, vari colori e qualche set di gomme. E veramente io l'adoro, l'ho usata purtroppo poco, spero verrà convertita anche nel prossimo capitolo. Colore, forma, vi ricorda qualcosa? Ho anche fatto la presentazione se vi interessa, però vi dico solo una parola: Overland. Ural 44202, PC e console, di Axari. Axari aveva anche collaborato, da quello che ho capito, al modello che abbiamo visto prima del Magirus Doith. Ho scelto questo per sceglierne uno, soprattutto andate a vedere anche altre mod dell'autore. Sono camion che a livello specialmente di sospensioni e quindi ponti rigidi eccetera, nonché animazioni del motore, ma nonché anche l'interno, ma quindi tutta la mod è ovviamente per carriere prettamente Est Europa, proprio pesantemente, però sono mod che meritano veramente. Il suono, vedete qua, New Sounds, grazie Erlan. Erlan è l'autore di quel famosissimo Kirovets, quello lì bellissimo, che uso anche nella carriera sull'Osina. E quindi fidatevi che... guardate l'autore, guardate le mod, io ho preso questa per sceglierne, diciamo, una fra le più particolari, però tenetelo a mente. E non è finita la scalata al successo dei MAN, in questo caso il MAN 33414 6x6, è un pack, è di Black Sheep Modding e l'ha aggiornato da poco. Gli ha aggiunto diverse
cose interessanti, dei fix interessanti, vabbè, ma soprattutto anche il discorso luci. Deriva sì da Farming 17, però ha ampliato un po', diciamo, le configurazioni. C'è la possibilità del 3 punti per farlo diventare sgombero neve. I moduli, sì dai, sono diciamo un po' così, mi dispiace dirlo, però il camion di base, soprattutto come trattore stradale, o dai anche con configurazione per legna o pianale e basta, ci sta tutto. Anche questo è onesto, PC console se non l'ho già detto, ed è da avere dai ragazzi, anche se è l'ennesimo MAN, perché alla fine tutti lavorano su quel marchio essendo registrato come licenza in Farming, però ripeto, un giretto ve lo consiglio. E concludiamo ancora con un MAN, un TGS 18 di Agri Solution Virtual Farming 2K19 e Ipconator, che abbiamo visto per il MAN, il secondo nella lista. PC e console, ma perché vi presento ancora un ennesimo MAN? Perché proprio questo? Perché questo è un Agrar Truck. Quindi con questi, nelle immagini purtroppo non l'hanno mostrato all'opera, però se vedete la gommatura e anche diciamo la carreggiata di queste gomme che diciamo sbordano un po' troppo, e in più se vedete qua, beh qua è proprio trattore stradale, cosa vedete qua? Questi li usano realmente per coltivare o per fare lavorazioni in campo, oltre che magari tirare anche rimorchi timonati, e quindi vanno col trattore diciamo stradale con su nulla, ma comunque dietro con vari rimorchi, quindi li usano realmente in Germania anche come proprio quasi come fosse un trattore diciamo. Poi perché no, si sono visti, c'è il rimorchio della Joskin per insilato, quindi il semi rimorchio, e ho visto foto di mezzi reali che viene realmente utilizzato, quindi anche questo per carriere ancora più particolari. Però se vi va di provare l'ebbrezza di qualcosa di non diciamo convenzionale, è sicuramente da scaricare ed avere. E siamo così giunti alla fine del video, e chiedo ora a voi: qual è la vostra preferita di quelle che ho presentato? Ce n'era una o più che non conoscevate? Scrivetemelo nei commenti. Detto questo, un saluto, fi bravi e ci vediamo alla prossima puntata di questa particolare serie.